Buona la prima per il nuovo Foggia targato Mario Somma, anche se il nuovo allenatore rossonero oggi non era in panchina a causa squalifica ed è stato sostituito dal suo vice Giunta. Decisiva all'ora di gioco la zampata di Ogunseye, che ha corretto in rete un tiro sporco essendo tenuto in gioco da un difensore della Fidelisandria. Fidelisandria sempre più ultima in classifica, meno 5 dalla Viterbese, Viterbese che sarà avversaria sabato prossimo proprio del Foggia allo stadio Zaccheria. Una Fidelisandria che ancora una volta non è riuscita a trovare la via del gol. Una Fidelisandria che pure aveva approcciato bene la partita con un ottimo avvio, soprattutto nei primi 20 minuti. Poi il ritmo era sensibilmente calato. A inizio ripresa invece è venuto fuori alla distanza il Foggia, che prima ha sfiorato il vantaggio con un diagonale velenoso di Schenetti e poi ha trovato la rete all'ora di gioco con Ogunseye. Poi la Fidelisandria ha avuto due occasioni, prima con una doppia parata di Thiam, poi con una conclusione di Bossius da buona posizione, ma l'attaccante olandese non ha inquadrato la porta. Fidelisandria che nel prossimo turno riceverà qui allo stadio degli Ulivi la Gelbison, sempre sabato alle 17:30. Una Fidelisandria che è sempre più alla ricerca di punti salvezza, mentre invece il Foggia, grazie ai tre punti di oggi, si è lasciato alle spalle una settimana difficile, culminata con le dimissioni di Gallo e l'arrivo in panchina di Mario Somma, e però ha blindato con questi tre punti il proprio piazzamento in zona playoff.